Hugo? Zio Massimo. Ti ricordi dove eravamo rimasti con la nostra storia? È iniziato tutto con un lavoro alla Ascolines. Avevo ottenuto una grossa promozione e io e Julia eravamo una coppia. Ma c'è ancora tanto che non ti ho detto. Papà? Racconto? Ho altra scelta? No. Era il 1985. Ascolines era un luogo di punta. Benvenute! Come va, Memo? Hai anche creato una finestra. Volevo dare l'illusione della luce. Stavo lavorando duramente per provare a Don Pablo che potevo gestire il resort. Ieri hanno quasi attaccato un bambino con un churro in mano. Non possiamo continuare a perdere i churros. La chiave per un resort di lusso è continuare a evolversi. Dobbiamo essere più giovani, più sexy. Chad! Massimo Gagliardo! Scusami, ti conosco? Don Pablo ha assunto Dulce per aiutare con la festa. Lei laverà i piatti? Forza, dai una mano su, chop chop! Dulce, sono il tuo capo, non puoi darmi degli ordini. Dulce è più che capace di gestire questa cosa. È deciso. Don Pablo presto andrà in pensione. E se scegliesse lei invece di me? Capisco cosa c'è dietro questa tua sceneggiata innocente. Sì, beh, nessun altro può. Ti suggerisco di farti da parte. Hugo, è ora di tenersi forte. Allacciare le cinture o qualsiasi altra espressione che voglia dire ora tension. Va tutto bene? Benissimo! Tutto tornerà alla normalità. Non appena avrà sconfitto Dulce. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Da quanto tempo mi stai seguendo? Perché credi che ti stia seguendo? Questo non lo avevo previsto. Io lotterò sempre per il cuore e l'anima del mio hotel. E proprio come i venti mutevoli di quel giorno. E il prossimo capitolo doveva ancora arrivare. Credo che il mio sia sbagliato. Insomma, sii onesto, cosa vedi? Tette. Vedo due tette.